sfondiamo Portapia, prendiamo Roma, chiamalo al re e unifichiamo l'Italia! Carica! Colonnello, lancia le truppe all'attacco! Immediatamente, tenente, cosa aspetti? Truppaglia, di corsa, sfondate quella porta! Mamma, quando finisce questa recita? Io mi sono stancata, voglio andare a vedere i cartoni animati alla televisione. Sei brutto, me ne fichi, avanti e picchi di pazienza e poi vanno ancora a mano a prendere la televisione e a mangiare l'hotel. Co! Fermi! Colonnello, perché mi ha fatto interrompere la corsa travolgente dei ragazzi? Io? Voglio essere io, colonnello Attilio Costanzo, comandante in capo dei bersaglieri, incaricato da re Vittorio Emanuele di occupare Roma, il primo a sfondare Portapia. Così facendo avrò gli onori di tutta la futura nazione e sarò nominato comandante generale di tutte le forze regie riunite. Lei è il comandante, faccio come vuole. Bene. Copritemi le spalle! Certo, i ragazzi sono pronti a coprire le spalle, cioè a difenderla! Ma che hai capito? Tenente, prenda una giacchetta e mi copra le spalle che va freddo! Siamo pronti? Un bersagliere sempre pronto! Io vado, copritemi le spalle! Ma allora lo faccio proprio freddo! Ma questo è proprio nulla da te! Tenente, copritemi le spalle, proteggete la mia incursione! Ma come, copritemi le spalle, una volta lo dici un fatto e l'altra volta lo dici un altro fatto, oggi non ci parlo a fare. Ecco, bravo, devi tacere, obbedire. Ma io a questa appena mi fanno comandante generale, la riformo. Ma. Eppure c'è anche qualcosa di femminile effettivamente. Scritto qualche cosa, io voglio, eh? Va bene, bando le ciance, io carico, voi seguitemi! Carica! Madonna, colonne, vi fate male, colonne! Ma cosa dici, tenente? Un colonnello dei bersaglieri non conosce dolore. Un colonnello è forte come l'acciaio, saldo come una roccia e potente come un tuono. E come ha con un colonnello che è tutto come l'azzar, forte come una prete, un colonnello che è potente come un tur, d'altra volta la spuna la porta, specie di culo d'erba un tur. Perché sono un uomo d'azione, è un uomo d'azione, non conosce ostacoli, attraversa i fiumi, salta i muri e striscia per terra come un leopardo. Ecco, ora ti faccio vedere come striscia un leopardo. Come un giaguar. Colonne che serve una mano, una ciambola di leopardo. Va bene, questa volta devo fare l'onore di stringere la mano al futuro comandante. Colonnello dell'esercito regio. Bravo, un soldato semplice non hai avuto questo onore. Pussa via, torna nei ranghi. Bene, vedo che la voce si è sparsa per la mia promozione, voce di truppa, voce certa. Bene, io riprovo a brecciare Portapia. Carica! Alt! Come si permette? Le farò vedere un metodo innovativo. Con questo metodo potrà aprire tutte le porte del mondo senza spargimenti di sangue e soprattutto senza ossa rotte. Una nuova tecnica. Nuovissima, immacolata. Vediamo allora. Carica! Ecco qua. La porta è aperta. Anzi, come si dice in questi casi, è brecciata. Magnifico, eccellente, meraviglioso. Appena mi fanno comandante dell'esercito regio. Ecco, bravo. Io la promuovo maggiore per meriti sul campo. Ma come a modi che mi vado a formare? Bersaglieri, carica! Carica! Conquistiamo Roma! Uniamo l'Italia! Non parlerei mai. Bastava anche le venute l'albagia che ieri hai un colonnello del bersagliere che ti facendo la breccia di Portapia. La nonna servuta a noi tutte le discorse che abbiamo fatto, che fa la capè, che stiamo in 2016 e non andiamo in 2870. Se in 2870 andiamo a facendo la breccia di Portapia, se e ci dobbiamo credere che hai il caso, non lo saggio. E io sono studiato.
Io so fatto finca la quinta elementare. La so fatta per anche due volte la quinta elementare. Sì, sì, un cervello da non crostiare. E una goccia d'acqua. Non ci vuole nulla dentro l'acqua. E a mamma tocca scillare per scuma lo createo, anche da fare tutto quello che volete. Buongiorno, canzè. Buongiorno, signor. Che fa voi, pulizzo da tutto ci moderato. Forzavo ci moderato, no? Ma ci veniva lo zio, ti ho visto tra sé, dottor, sono da fuori a camera. Lo smetto a mangiare. Adesso c'è tutto a voi. Mo pare che adorno. E avevo per che adorno. Quella in riunione con lo Stato Maggiore. Sto a da comunione da conquistare Roma per la terza volta dalla giornata luce. Voi da quella parte! Voi sergente occupate la strada mentre io mi ritiro col mio Stato Maggiore a studiare, fare il punto della situazione! Picca me ne ho tutto riposo e stai pronta alla nuova battaglia! Già, povera la zia, oramai è come un creato, finalmente, grande, proprio sta addor. Sì, si è proprio sta addor. Ma fammi sento, tu un altro, Wangid. No, signor, non si è ritratto, Wangid. Vabbè, andando, mi invece lasciare la casta caffa, io menino, finalmente, no. Quanti è bello? Sento che mi è morbida, morbida. Morbida, morbida, però. Se ne viene pure il tritto acud. Anche se te ne le venuto per rettere tuo cuddo, Wangid. Senti come è bella calda. Oh, come è bella calda. Anche se non si picchia malanno. E anche se non si picchia malanno, Wangid. No, è che se ci sono tutti i cuori nei menti, che tutti i cuori ci... Scritto come so bene. No, amore, lui è. Lo so proprio bene. Vada, pensa come sarei contento di mettersi in lui con la tua compleanno. No, non compleanno che non se lo dà scordarli che io finché fuori da campo, che sta scialletta. Wangid. Bella, calla e profumata. A proposito di calla e profumata, ma raccomando, state pronta a preparare un bel bagno, figli miei. Capone sarà te dalla parte, tu sai, capo, se vuole rilassare, metti il bagno a schiuma che le piace a id, calla, recurso. Non vi siete preoccupati, capo, che sarà te la faccia trovare un bel bagno, calla e profumata, dice essa passa. Ma da casa, al culo da che il tottero, pur terra finestra, che c'è stanno picca su da, se potuto pigliare malato e rumano lì. Non ti siete preoccupando, pur terra finestra, sto una gesta in gelato, non si è mai, ne viene un colpo d'aria, guangite e si mette a lì. Brava, grazie, la faccia che ha prodotto in mamma. E se vai. Però io mo, se ci fa, spacca con la vanna, spiccia la scialla. No, ma la fornisce mamma, puoi comprare un serio che tra una testa mare. Però te mi raccomando, quando sarà te lo anci, fa il pasto prima da ma, lo do con un bello vaso, passerò rotto meglio. Non vi siete preoccupati, che mo casare te, mi faccio passare se te lo date un bello vaso, panzerotto. Grazie. E grazie, signorei. Grazie. Un anci, un passerotto dalla mamma. Ma quale Wangid e passerotte quaglia? Gli farei vedere io come si diventa un uomo a quello là. Ma Colonne, ma ci stai dando? Ci leggiamo il topolino, sta bene. No, una grazia non è che mangiare tre più sotto che mangiare, ma tre più sotto perché stiamo in Arvenz, tu, non è meglio me. Sì, sto all'università in posta, mo a Milano, è un importante direttore di banca. Allora, siccome ho detto che avevamo una tua guai, dico ancora non ci paci, fammi arrivare prima a casa, se ci vieni, già mi trovo. Sì. Come ci fosse caffè scaldo da sta casa? Beh. Gli apri un po' spada, fai cangiare tu sto finto diciamo della rapa. Gambozza, buca. Ci chi è canambo? Ci paga un tramosso, la zamba è ragionata. Oh, ma tomo zanzari la lui, gli apri, beh. Gambozza, buca! Caccia dai, nambuti, grazie. E caccia dai, ma mo' dare tra il Wangid. E c'è mo' casa di Wangid, stai sudato dalla parte 8, mo' ti picchiamo il corpo d'aria e si mette a lì. E mo' so detto. Wangid.
come è stato detto mi chiede, ma? Io sì, ho capito. Era che non sta rovinando, ma non anzo, l'ho già rovinato. Ma io se ci credevo, sì. Questa è la goccia che fece trabuccare un vaso trabuccato e è mucchiato per ora, si è rotto. E non è che tu vai, si è rotto. E non si ci manca la pelle. Ah. Cosa parli, parli con un vaso mai rotto. Allarmi! All'attacco! Ritiriamoci sul Monte Grappa! Colonne, sono da solo che la grappa! Ma raccomando, non lo fai mai la grappa! Ehi, di nuovo becco, moci, è giusto! Che non voglio detto, ma Rosinello lascia il ritrito allo zio come se fosse caiegito, creato! E quella manina non può asciugare in mezzo alla strada per creato per tasse! E poi, volta la pagina, e che non ci trovo come affè, che mi sono appiccato a questa precauzione da pure e finistra inzerrata! Ma avevo detto giustizia, questo! È una vita da preoccupare, Rosinello. E già sai quello che ti fa con neo. Quando ti picchietta a far grande la casa vostra. Dopo che ha col pu, putente puzzolente tu marito meglio. Se ne scappa con la tedesca della cuccia. E tutte cacce da che io posso sapere. A male cristiana me l'hanno detto. E io so sapere. Tutte cacce da niente. Volevo che ieri mi veniva a fare la ceretta. E non schietta il gamba! Ah. Ma cosa mi sono capita, ah, no, ti sei capito, ti sei capito! Comunque, giusto, non sai che la precisiamo. Quella la signora, non è niente tedesca, è rumena. Sempre zoccoli. Così fatelo vedere. In quanto alla ceretta, posso assicurare che quella, la rumena, la tedesca, la faceva. La faceva. Integrale. Non so se mi sono capita, eh? Avvocato, sì. E voi come facete a sapaglia? C'aveva sempre un uccello corto, anzi, pareva bella maniera di pulita pulita. Questo dai essere un autopurco come marito mio. Comunque, mi chiedo, giusto? Sei in due studi, sta spicciando la scialetta guangina. La scialetta guangina? Ah, la scialetta guangina. No, lo sta a fare la scialetta guangina, tu ora mi dirà, ma... E so, che lo sta a pazzicare? Un pupazzo di braccio di ferro, o tutto a me c'era, un sorcio che scappa nel zoccolo. Veramente l'ho posto Topolino e Billy. Rosinè, per favore, dimmi che stai scherzando, Rosinè. Ieri so per Topolino e Billy, non mi fa battaglia di salame scherzare. Sono caduto male. No, mo che la fermo da sé. No, non si può uccidere il sensi. No, come lo chiamo la scialetta? Mo? Ma pare proprio che stavolta la bucata si è incazzata veramente. Colonnello, la pacchia per il nipotino vostro gli è spicciata. Tu sei arrivato in bufera, io cosa ho detto. Ah, e io vediamo. Quello sfatica ha scroccato abbastanza. Colonnello, come ha scroccato? Colonnello, a mamma per capire che siete appicchiati tutti quanti qui. Ok, è buono, sono detto, ma sa la tua Maradona. Buongiorno, grazie. Buongiorno, signorina. Non sai quanta fatica io mi porto dietro oggi. Mi to' posto. Bravo! Madonna! Luchino! Tu non sei fitta che ti porti in danza! E ci devi la mettere in forma proprio! Madonna! Grazie! Grazie, non sei andata a grazie! No! Mettiti proprio per scatto! Canto su un fitto, non sei tu! Per favore, mettiti per scatto! Ma ci chiami tu! Che voi ha portato il punto del finestra, Mettiti proprio per scatto! Ne! Per darci tutta la forma, mi ci devo fare! Un da calcetto! Sì! Ma fammi sentire, perché sta così stancato, che perché un uomo ti vada a durare tanto? Che è successo? Grazie, tu non sai cosa è successo, grazie. E ce l'ha modena, che è successo? Allora, oggi un mio amico non si è presentato al torneo del calcetto. Oh. E io sono il presidente. Beh. E ho dovuto sostituirlo, grazie. E ho fatto ben due partite oggi, non so se mi spiego, due. Ma invece una pecca addirittura, due partite. Sono stanco morto, grazie. Sì. E raggiamo Luchino, questi non sono sforzi, sono sforzoni, addirittura due partite. Ma se è meno male che tu mi capisci. Sì. Comunque, sono veramente stanco per voi, preparami
il mio solito bagno caldo. Oh, sì. E metti un po' di quel bagno schiuma profumato che a me piace tanto. Sì, sì, sì. I fiori di, no, i frutti di bosco, sì. E niente, come ti porto paparetto? No, non ho tempo, grazie. Mannaggia, non ho tempo. Sono un cadavere che cammina e ho bisogno proprio di rinsavire un bel bagno caldo, quello che ci vuole. Luchino, per favore, invece che a tanto stai innazzata a secchettaglie, altro che cadavere che cammina. Code, certo, piglia, la stanchezza te la faccio passare e te faccio bene la mortezza, capito? Cosa c'hai il papi oggi, grazie? Cosa c'ha? Cosa c'ha? Con chi c'è là? Enzo leva che tagli, Luchino, pare che sia traboccata la goccia dal vaso, il vaso mucato, si è rotto e non ho scritto code, non so se mi sono capite, in basca sono capite. È la solita storia del figlio fannullone, quello che non vuole mai fare nulla dalla mattina alla sera, e lo sappiamo, sì. Se pure hai fatto, ci ho avuto decide, però codi hai fatto. Tranqui Grisi, tanto io fino a stasera il papi non lo vedo. Ma perché non mangio tu? Non è sta possibile! Parla potabile che manca, questo lì come li porta, non capisci, te carino. Ho un impegno di lavoro importante a pranzo, abbiamo la premiazione del torneo del calcetto. Ah. E io sono il presidente, non mica posso mancare. No. Io il papi fino a stasera non lo vedo. Sei, ne? Tranquilla Grisi, tranquilla. Mo adesso vado a fare un bel bagno caldo. Ah, che tu vai a fare bagno, per favore. Vai ancora avanti e va a salutare a mamma per voi, da un bacio passerò. Sì, sì. Dov'è la mamma? È in dostruzza. Vado, sì. Ah, bastia, no! Sta storia la scrucciamo, sta rovinando! La strappata! Ma devi scurrare in dostruzza, che la mamma, stai per ripasso! Sì, mi sono a toppi, ma scusa là, Tu cambia un passerò! E poi papà, pazzerei, ristorante, visto da pal, tutto chi? Oh, dai papi su! Arriva su papà! Ogni tre dici una volta, non me ne chiamai papi, ma dalli dir! E questi rezzeggiati di infantili mi facciano un bestiale! Ma la salambaggio, menino, non mi scegli un criateuro! No, voglio un criateuro! Un menino ma come è che non criato anche bel pleo? Scusa, il criato schifo in gara, poi! Vabbè, sarei un picca crescente, ma tu mamma non sembra venire il cucciolo di casa! Ma ci chiama? Ma voi sapete che, voi capite che il cucciolo di casa tu tieni 35 anni, so 17 anni che sta all'università e un globo di nuovo. Voi capite? Ormai non c'è un gruppo. Sei io all'università, l'università, tieni per faccia, vai all'università, studi in scrazza. So 5 anni, cosa ti hanno pensato? 17 anni di studi che hai iscritto, sai, da mandare là per quante cose. Tu magari dici, ma c'è che ci vuole, ti hanno pensato. Che un esame scritto, me l'aveva allora adesso per spazio! Sangue di cuore puro, che tu domani! Un esame è difficilissimo, giù! E poi, a professore, sono simpatici tutti quei laureanti di 22 e 23 anni, sì. E io a professore non li sono mai andata giù! Certo, non cito professore alla maggi! Quello ha simpatia per i ragazzi 22-23 anni, dei che? Perché ha capito che quella è gente valida, è gente che sa quello che vuole dalla vita e come tenerlo! Te un bici non venuto alla matenasa! Guarda! Ma c'è una cosa fai, omonino, c'è una cosa non poteva dare. Anzi, poveretto, il piccolo di mamma si sta comportando da me, sta tenendo duro per non farsi venire l'esaurimento nervoso. Che capelli, anzi. L'esaurimento nervoso, mi faccio una mamma, mi fermo. Signore, che tesoro della mamma, non devo ascoltare il papi. È Monello, scherzo. Però ti vuole bene. Ti vuole bene. E te non ti parlano, che si carina. Dio, mamma, che il professore è veramente cattivo, su. Il professore capo, ma il professore non sangue di cuore puro. Grazie, testimoniei. Ho venuto, me ne siamo, con cadecina all'entrizzo, devi innanzi. Allora il professore faccia, pur doluarsi da innanzi, dice, Costanzo, Luca Costanzo, un argomento a piacere. Ma tu non dici, perciò la seconda elementare, questa è l'università, non è avvocato un argomento a piacere. Beh. Usai c'è di fuoco a pezzo di parlare io fichi tutto traumatizzato, ti hanno? Cosa? La parlata, la finale di coppia di camion tra la Juventus e il Barcellona! Oh, ma disgrazia! Ma disgrazia! Ma scusa che ha dato, papi, ma mi ha chiesto un argomento a piacere, su! E io un argomento a piacere, gli ho risposto. Certo, la colpia di sti professori! Facciano da tutto che fanno rughe il povero Guarnieri! Già! Già, gli vado a fare una domanda normale! Normale? C'è una domanda in argomento a piacere, ogni idea! Deci cuore cavolo, hai fatto bene, mammina? Hai fatto bene, mamma! Biastri, ce l'hanno comprare una mazza che conto tu fa l'amico quella santa guagnarda zircati!
Falla con Lucica, quella non andiamo manco 30 anni per guadagnare dei gemiti specializzati. E te, c'è che sente te, no! Non sono mai niente, no. Io per il papà, non per il papi, sono sempre niente. Però papà, io ti ricordo che sono... Arrete che stupato! Sì, e io ti ricordo che sono il presidente club calcetto di Minervino. Il presidente del club calcetto di Minervino? Sì, sì, e sono anche presidente circolo tennis di Minervino. Circolo tennis di Minervino? Certo, grazie, e io poi lo devo ricordare al papi che sono, che rivesto anche un incarico importante, quello come presidente club Juventus di Minervino. E ti ricordo anche che sono presidente dei giovani futuri imprenditori di Minervino. Sì, presidente dei giovani futuri imprenditori. Non ci sta stanno te picco, presidente degli anziani futuri imprenditori. E ci sta ancora te picco, perché è un tipo tu picchi. Tu hai vinto presidente del circo, Morefu, sempre che spussato sperando di essere un futuro imprenditore. Ma la Luca, quello che? La Luca, perché è nella vita da qualche anno, ti fa una famiglia, metto un mondo di figli, una casa, devi quagliare, devi concretizzare. Luca, pensa... Non c'è più nonno, mi dà la papi, va bene. E quest'altra la mattina pure questa sera, ma le tue. Comunque, adesso è tardi, mamma. Dobbiamo andare a fare un po' di shopping, ho bisogno di quel paio di pantaloni e dobbiamo fare in fretta prima che chiudo il negozio. Certo, io vado a prepararmi, però tu prima fai un bel bagno di costituente. Mi sono lavato gli spogliatoi, i campetti da calcio. Oh, a fare shopping, tu te ne vai con mamma? Oh, sì. Ma che te ne vai con mamma a fare shopping? Prima parliamo belli insieme. No, parola pure! Ma insomma, ti imparaggio tu vai a te ne vai con mamma a fare shopping. Ma sì, Lucia, sempre Lucia, Lucia. Lavora sempre quella donna, su. E poi non sai che piacere alla vita si sta privando con la donna. Beh, andiamo, andiamo che è tardi. Ciao, grazie, noi. Ciao, papi. Allora, chiamamo papi lo davo e faremo una scarpetta a loro. No, ma tu senti chi è quella parola, eh? Ci te ne raccomandate per farti la capire. No, ma che me chiamo papi, D'accordo. Spera anche l'ultima volta. Grazie, mi raccomando. Mi raccomando, non mi posso andare a cena stasera. Beh, ciao papi! E mi chiamo subito, ti capi? Madonna, ma è la pulsazione, la regola, la pressione a 200, ma Luca, non è tu quando lì che la pressione che se pigliamo un marito meglio? C'è per tanti, blu, dici che la faceva vascia sotto la pressione. Blu! Tu non la facevi alzare la pressione, io te la rumè! Ma pressione, ma volevo la multa! E poi, grazie a te, non la faccio da su! Avanti, messaglieri! Carichiamo! Fondiamo porta via! Carica! Ma non è per favore, avanti! È la terza volta dalla giornata ad oggi! E io fa! E la mente lo fa! Ci continuiamo anche se superiamo il vostro record personale di 7 unificazioni nazionali al giorno! Oh! Taci tu, contadina del Monte Grappa! Qui o si fa l'Italia o si muore! Lo dai trasferendo la grappa? Tanto! E voi, messaglieri, non è il momento di pensare al rancio! Non vi fate confondere da questo diversivo mandatoci dal nemico! E mo sono diventato un po' Charles Leclerc! Bene! E ora cantiamo tutti in coro! E cantiamo! Allarme! 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 Allarme, bersaglieri! Noi siamo i bersaglieri dell'Italia! Siamo i ciclisti fanti della guerra! Col folgore piombiamo tremente fieri, e del nemico siamo l'incubo il terror, e del nemico siamo l'incubo il terror, e del nemico siamo l'incubo il terror. Sam, Sam! Madonna, ma come è successo? Lasciate, sa? Lasciate! Ma cosa dice? Lasciate!
trionfale sciatica. Continuate a brecciare, bersaglieri, brecciate, brecciate. Ma cosa dici? Io non sono mai stato vecchio e non sarò mai vecchio. Sei. Grazie. È arrivato un momento dopo prego con la lecchia. Sì. È stato il nemico a colpirmi, sì, è stato il nemico. Il nemico e si è fatto riconoscere. Il codardo che si nasconde. Si è fatto riconoscere benissimo questo nemico. Grazie. Si chiama Vecchiaia. Sentite a mano. Ma vecchio io. Rida Fos, come c'è non te Fos? Non mangia bene a 3 miglia. Come on, zio! Well, yes! Come on! Tu qui! Grazie! E la mami? E non c'è sta ancora la mamma? Non ci puoi si battare, dobbiamo andare a fare shopping. Sono oh, mami, su! Dai, mamma, fai in fretta, è tardi, chiudono i negozi! C'è la sua grazie, come lo fai? Ah, se ne c'è una ritma? Ho detto che sta in studio che si vada a calmare un picco. Non si poteva calmare i premi, toccarsi di nerva. Lo da farmi un esaurimento nervoso a figli miei, lo da spicciare che sto pagliacciato. Tu ti stai già scioccato che conto sei un altro esaurimento. Ma quanto sei bella questa sera, ma grazie, tesoro della mamma. Ah, posso, Ma il portafoglio dentro? Ma è pieno? Sai perché la carta di credito del papi mi sta molto stretta, su. Ma non perde calze, mi sta stretta. Su, mamma, che cosa devo fare? Cioè, cosa faccio con quella carta di credito? Qualche partitella a poker con gli amici durante la settimana? Dove volta a settimana? Fammi pensare, qualche birra al pub la sera? Dottor sa. Qualche aperitivo, insomma. E potrai io il qualche fesseria, su, dai, la carta di credito mi sta molto stretta, e tu lo sai. La carta di credito di 1000 euro, ma sta tressi è stretta. Ma che ci vuoi fare, tesoro della mami? Papi non si rende conto che stai crescendo. No, appunto, io quello mi spiego. Penso pure io la stessa cosa. Comunque, mami, adesso è veramente tardi, dobbiamo andare. Ciao, cioè, grazie, ci vediamo stasera, Cosa si mangia stasera? Trovate il carangina a mangiare, dopo. Zio, sono sbarcati che i partiti! La festa mamma che fa! Ciao, Giuseppe, ciao, grazie. Era la giungla, Bucati, chi è Deo Campani, danno mondo tutto loro. Come lo sentite, colonne? Scemo un picca me. Un picca me, già. C'è la porta, ma per quella tamarindo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Graziella. E Luca dov'è? Il boss è andato con la signora, non se ne va. Ah, allora eravamo loro che hanno preso l'ascensore. No, io sono salita per le scale, sai, per tenermi in forma. Buongiorno, colonnello. Alto là, chiamo. Colonnello, è Lucino. Colonnello, sempre in forma come un bersagliere, vedo. Sempre in forma come un bersagliere. Vieni qua, Lucino. Dite, colonnello. Ma tu sei ancora fidanzato con quello sfaticato di mio amico? Oh, colonnello, ma in fondo Luca è un bravo ragazzo, solo che deve ancora, come dire, un po' maturare. Deve maturare? Quello, la fase della maturazione, l'ha saltata e passa direttamente alla macerazione. Quello, il cervello, è diventata la poltiglia, si è frantumato. Ammettiamo che ce l'abbia il cervello, sento mamma. Prenditi un altro ragazzo con la testa sulle spalle, all'asla qui. Non ti merita! Ha ragione lo zio. Oh, buongiorno, avvocato. Avvocato, Luci, te l'ho detto 1000 volte, per te sono Paolo, solo Paolo, non mettermi in imbarazzo con queste formalità. Va bene, Paolo, comunque Luca maturerà prima o poi, intanto io l'aspetto. L'amore, l'amore, questo da fare la stessa pena mai. Ti andrebbe un caffettino? Oh, certo, appena fatto. Grazie, la quarta signora. Io sono della badante in questa casa, non sono della camarella. Ma lei che ci viene a fare la porta? C'è da muore. Andiamo, Luci. Lo zii, una stizzica? No, non aggiunto che è me. Così, già sta accelerando. Ma no, ma va per giusto a far pigliare un scatto di sta maniera alle cristiane. Scusi.
fatto lui. Andiamo. Costanzo? Chi lo desidera? Sono l'ispettore Pipì. Madonna. Pipì. Madonna. Pipì. Madonna. Pizzuto. Allora, tanto siete scherzando, ma ve lo chiamo sulla fiducia. Adon, ispettore di cicchiaia. Del Pipì. Del Pipì. Del fisco. Del fisco. Lo serve una fruscetta, com'è? No, la fresca tutta a posto. Aspettiamo qui. Lo zi, deve essere un frischetto lui. No, no, la trombetta, funziona la voce. Sta a posto lui. Avvocà, zi, ti dicevo, su Cristiano, ma voli, ci è come sta, eccellenza? Mio re. Ma c'è hai un re, lo scusi, sa, quello mio zio è stato un ex colonnello dei bersaglieri e ogni tanto gli sembra di rivivere i momenti in cui era militare. Lo zio non è un re. Ma cosa dici, Paolo? Non vedi che sei a cospetto di sua maestà Vittorio Emanuele II? Lo perdoni, Sire, ma lui è ancora un ragazzo. Ma quale ragazzo? Ma ci sta dicendo, non è lo zio, non è un re, lo zio Smith, basta! Basta, calmo, basta, non è il re. Senti, inginocchiali e baciagli le mani. Vai, forza. Contro il re, ma scregge. È lui. Cagliai, io lo ero, grazie. Ma contro, c'è il sorto pozzale, cagliai. Scusi. Scuresci, ce l'avevo spicciato a parlare. Tranquillo, avvocato. E alzi pure, go, colonnello Attilio Costanzo, ai suoi ordini, maestà. Bersaglieri, riposo, 100 soldati, 10 sottufficiali e 5 ufficiali a rapporto di sua maestà. Grazie, colonnello. Rompete le righe. Bersaglieri, rompete le righe. Il guardia, un momento, ti piglia la bustella dell'artrosi. Ma quale artrosi? Come ti permetti, contadino, non ti trappa? Sua maestà è venuto per consegnarmi un'onorificenza per aver preso Portapiglia e aver unificato l'Italia. Senti, c'è una piglia la bustella, il tuo colore nazi dice, sua maestà, io torno tra poco. Vado ad indossare l'alto uniforme e per ricevere la decorazione. Lasci perdere! L'attendo! Le chiedo ancora scusa per questo inconveniente, ma mio zio ormai sta attraversando una fase proprio di Si preoccupi, avvocato! Con che ho il piacere, piuttosto? Sono l'ispettore Della Curotolanti, anche lo stesso Pizzuto. Ispettore Pizzuto, ma ispettore di che? Del fisco. Del fisco? Sì, sono venuto a pipì, ignorare i mobili. Ma che dice? C'è senz'altro un errore, un caso di omonimia. Sì, qualche altro Paolo Costanzo avrebbe fatto confusione. Uno sbaglio. Nessuna omonimia. Il papà lo Costanzo che c'è? E lei? Oggi pipì, ignoro i mamà, pipì. E domani la cacà. La cacà, la casa! Ma cosa dice? Io sono una persona onestissima, ma come si permette? No, lei è un evasore delle tasse! Io la querelo. Io la querelo! Lei è un evasore fiscale un po'. Sacchiotto! Sono furfessie! Ma come si permette di apostrofarmi con... Credulone! Giovanni! Che Giovanni! Minandone!
Santa anche questo barzellino. Insomma, ci sei cascato, eh? Ma anche se mi scherzi, che noi facciamo quando andiamo all'università. Poi il tempo è passato, è diventato un direttore di banca di un importante istituto di credito milanese, mo, anzi facciamo pubblicità. Ero pure io mi piace buono, c'ho uno studio legale molto ben avviato, una buona clientela, non tutti mi sono andato in mezzo alla piazza. Poi, oh, vieni tu che ti presento a Lucia. Lucia è il mio caro amico Giovanni. Molto lieto. Dovresti essere la figlia di questo avvocataccio, vero? No, no, non sono la figlia dell'avvocato. Magari quei figli, magari. Se non ricordo male, tu avevi quei figli. No, che schifo, basti avanzi. Luca e Lucia, la santa zetta del corso capestrate. Santa? Sì. Vabbè, l'avvocato esagera. Paolo, Lucia, Paolo, Paolo esagera. Ma quale esagero, Luigi? Quale esagero? Giovanni, ma da craita. Ehi, che figlio, che Luca. Non ce la fa zicchino. E come mai? E come mai? Tieni 35 anni ed è ancora studente universitario a tempo pieno. Non faccio nulla dalla mattina alla sera. A 35 anni ancora all'università e dopo si uccide. Non da notte faccio. Anzi, ma che caos proprio. Che Luca figlio è sin da notte tras. E poi... Pub la sera, ristorante, pizzeria, sala da ballo, tutte le diverte funzioni. E stavo andando, e stavo andando, la metto in bacio. E ti la metto in bacio. Ho spesso tempo, che forse stavo aspettando. Deve essere innamoratissima. Cotta, direi. Ma in fondo Luca è un bravo ragazzo. È solo che è molto legato a sua madre. E non vuole tagliare il cordone ombelicale che lo lega a lei. Si vede che sei proprio innamorata di lui. Mi dispiace per te, Paolo. Ti vedo abbattuto e penso che anche tu ami tanto tuo figlio e vorresti vederlo sistemato, vero? E certo, 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 ma la colpa è pure la madre, cioè. E la casa è la madre, sì, perché la mia attività, grazie a Dio, è andata sempre bene. E io sarà profeta, sì, tutti i vizi e tutti i colleghi ce l'hai fatto passare, certo. Ma ci sapessi ci vuol dire a buttare grana alla valleina, ci sapessi ci vuol dire a guadagnarsi un stuzzo di pane, così da un bronzo, ci sapessi, Giua. C'è che significa stare nell'aula del tribunale quando la causa va male e quando non si male c'è piscia da pigliare! Giua, tu sapessi. Ma tu credi, Paolo, che se tuo figlio stesse sul punto di perdere tutto, o se perdesse proprio tutto, potrebbe rinsavire e cangiare quel da capa fresca che ti ne muoio? No, saggio, ma pure una capa se va un po' maglietta per capire qualche causa. Oh, parliamoci chiaro, Giua. E che pure una certa età, non te quando un po' spensato a mandare un bito a te l'età. Uno se vedere me, qua lì, che io spiegavo una benedetta pazzetta che come a qua, e lui rilevava la quota societaria del mio studio e portava via in anzi l'altra età. No, e ti ingaggiamo, Paolo. Troppo bene. Mettiamo il caso che il padre perdesse tutto, tutti i soldi, fallisse, chiedesse bancarotta. Insomma, sull'astrico. E mettiamo pure il caso che la fidanzata lo lasciasse per mettersi insieme con qualcuno con la testa sulle spalle che la vuole sposare. Io non ne capisco pure, però. Ti ricordi ciò che facciamo quando io mi guagnavo? Quando io mi guagnavo all'università non mi tomo all'ambito certi schizzi che abboccavo un po' i professori. Eravamo bravi attori, Gioia. E adesso è arrivato di nuovo il momento di rispolverare quella vena recitativa. A fin di bene, affinché a qualcuno venga qualche incubo. La femmina lingua qualche idea? Acciaia, non è che capite. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi fare? Spirmi. Cosa voglio fare io? Cosa vogliamo fare noi? Vero Lucia? Vero Paolo? Vedete, alcune volte far venire il trauma a qualcuno serve a fargli capire cosa non va, a fargli fare un bilancio della propria vita e a riflettere su cosa cambiare per avere una vita migliore. Forse ho capito a cosa state pensando. Ma io voglio bene a Luca. No, io non me ne sento di fargli del male. Però, se pensate che questo serve a farlo maturare, beh, allora ditemi che cosa devo fare. Però, Paolo, molto bene. Mo fai preparare un bel piatto di pasta. Con la trippa che ha, se pensa meglio. Ah, un viaggio, ho fatto un appetito. Grazie! Grazie, invece siamo stati a cavare. Ci siamo cari.
Grazie, mi do un pusticchio alla tavola, che oggi abbiamo ospiti. C'è me darà, Sondre? Sondre me l'arve. Sondre bacia la chiangata, ti vuoi un po'? Ottime. Oh, benissimo. E spaghetti? Paolo, linguine, scivolano meglio. Bravo, e linguine siano. E mi raccomando, faccia in tasca lì. Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani, far finta di essere sani, far finta di essere liberi. E non mi dici sempre che bisogna dire la verità? Beh, io sto dicendo la verità. Senti, chiama i ragion per una certa volta. Bisogna decidere le bucceglie. Stambè, per fatto si manendo, mo che scappa sta causa. Assiti te te di com. Luchino? Grazie. E ci ti è successo? Volevo chiamoci in 18. 118. Ma quale 118, grazie? Cioè, io sto benissimo. No, mica saranno almeno 4 anni che non devo essere un libro male. E allora sto pensando, come da Calichino si è stancato di 7 a 6 da Indali Ducale, ristorante, fist, e le mi uno scompenso psicologico. Mi fai questa domanda perché vivi di un po' pari tu, cioè. Ma non ti preoccupare, che sai che io non sto avendo tempo per andarmi a fare quella lampada, perché sai i miei moltiplici impegni non me lo permettono. E comunque, grazie, sto benissimo, sono più fresco di una rosa. Ah, pietà, eh sì, fammi sedere una causa, ma Obedo, come stai? Utina fascetta da un sacco di giorni, come ci fosse casa della moglie di tutti in camion qua. Ma tutta in camion quattro. Ma tutta in camion quattro. E quando ghiacci mi pusto, sai? Che a mamma adesso ti sei un bastoncino freddo, si sente. Grazie, ma io te l'ho spiegato. No, io l'altro giorno per aiutare la mamma a salire un fardello di acqua. Io sono slogato la chiavi, dai. E se non fai, non fate come la zampognata. Eh sì, cate, un'altra un'azienda abituata, sta festa fa lei. Quando mi ha aiutato a qualche tempo, te. E per una volta tanto che ha aiutato la mamma, questi sono i risultati. Ma perché te non ci sta allenata, aiuta la cristiana, non ci sta allenata. E poi fammi sentire altro fatto. Ma come è che stai così? Perché hai sempre da indana sala operatoria. Come è sto fatto? Sì, questa è tattica. Tattica, sì. Ma da contro lo stress che mi provoca il papà, io non grazie, sai, con quella storia del figlio fanno l'onore. E allora io cosa faccio? Faccio finta di essere avvinto da un dolore lancinante, no? Così mio padre mi dà un po' di tregua. Coda tanti, il tempo di cagiolare tuttaia. Non è che avevo bene te, no? Coda tanti si è inventato uno sport nuovo, il figlio stressiting. Ma quando la chiama senta ancora? Quando la chiama senta? E fammi sentire un altro fatto, mamma senta. Quando sei avvinto da questo dolore lancia fiamme, arrogante. Lancia fiamme. Quando sei avvinto da questo dolore... Mi accadi? Lancia fiamme. 5 pagine di lancia fiamme, la scrivo. Mo' proprio. Quando sei avvinto da questo dolore lancia fiamme al gambe, ci che fai? Finisci un libro su come spendere i soldi di papà?
Ma lo sai, Grazia, che non è una cattiva idea questa qua, per far tutto il mio tempo, dico, no? Comunque non è un libro normale, questo è un book fotografico, grazie. Ma dimmi a me le buche se facevano scritto di che? Quelle buche? Grazie, book fotografico, è inglese. Book, leggi la tele, guarda. Book. Picture book. Ma quando sta venendo? Ah? Io non ho un libro di fotografia, sta tremendo la fotografia. Sì, e sono foto di motociclette, no, grazie, è la mia passione. Allora non sta a studiare. Quale studiare? Allora è tutto studiare. A posto, Luchino. Stai benissimo. Ieri il numero vai a Coravan, perché a Grafai di Fruetti, a Coravan. Ma raccomando, fa questa lettera e a ruota, per attendere, una lettera raccomandata, ma raccomando, fannilo lisci, non si scuola, ma se metti lo sulla scuola, ma chiedi, te l'hanno fatto, quando vieni qua, ti dico che è questa raccomandata, va bene, ma c'è Marina qua, va bene, quello chi l'ha fatto, passa per dalla manetta, tu cani che tu sei fotografato, e va. Io a studiare, io, ma quando mai? Ma poi al solo pensiero mi viene da ridere. Ma poi guardate, io vi chiedo, come fa certa gente a pensare che una persona come me, con tutti questi interessi, possa pure trovare il tempo per studiare? E poi la mia è una scelta strategica. Eh sì, e vi spiego anche perché. Mi hanno costretto a sostenere tutti gli esami del mio corso di laurea in giurisprudenza e per fortuna li ho superati tutti. E poi mi hanno torturato anche così tanto che sono stato costretto anche a consegnare la tesi di laurea. Oh, e quasi mi laureavo. Però io, io li ho fregati e li ho fregati tutti. Perché? Perché mi sono tenuto un solo esame, una sola materia non data, capite? Quindi io tecnicamente sono un laureando e non un laureato. Dunque, io, alla veneranda età di 35 anni, mi vando ancora del titolo di studente a tempo pieno. Oh, studente, sì, che bella vita quello dello studente. Intanto nessuna responsabilità. E poi vivi a casa con la mamma, che ti coccola come se fosse un re. E con un padre che, volente o nolente, è costretto a mantenerti, sì. E poi, guardate, vestiti sempre puliti, denaro sempre in tasca. E dico, nessuna responsabilità. E poi, chi è quel fesso che è costretto a laurearsi per poi cercare anche lavoro e faticare tutto il giorno, togliere il tempo prezioso agli amici, ai circoli? No, quel fesso certamente non sono io. Io adesso mi siedo e ritorno a leggere il mio giornale preferito. Sì. Oh, Gesù. Buongiorno. Uè, papi. È ancora tu stupato, Vania. Oh, sì. Proprio. Papi, ma la caviglia ti fa ancora male. Ah, ti faccio ancora male la caviglia. Qui ha detto il medico massimo riposo. Già, da questa andata non ci ti va per subito come posto raccomanda assumito, perché tu sai già perché è buono che con te. Ma dai, papi. Non si crede nella cuffia. Va bene. Babbo, Grisi ti ha lasciato una raccomandata lì sul tavolo. Dice che è importante, lo devi leggere. Questa raccomanda? Sì. Mo la legge. E mo la legge. E questa è una raccomandata, mo massette, che non è che la porta. Sembra buona notizia. E metti che sia una vincita, papi? Mi manda le Maldive? Sì, che va da camarotta, Lupino. Va. Gentile avvocato Costanzo dal Ministero del Tesoro, Ufficio Fisco, sezione riscossione tributi, sottosezione pignoramenti. Pigno? Papà. Oh, oui. Signore, ma questa è l'anima da rubare. Oh, signore, sono raccomandato. Siamo rovinati, siamo tutti rovinati, signore, ci voleva lei, Doveva essere la vincita, Gentile avvocato Costanzo, Ministero del Tesoro, Ufficio Fisco, sezione riscossione tributi, sottosezione pignoramento. Avvocato, ci risultano da lei evase le tasse dovute alla dignitosa sopravvivenza dello Stato italiano?
relativa agli ultimi 10 anni della sua attività, per un ammontare forfettario in difetto, da conguagliare adeguatamente dopo accurata verifica, alla quale sarà breve sottoposto, di euro 3 milioni, a cui sommare 500.000 euro come interesse per la prolungata morosità. Quanto? C'è la presente per informarla che se entro la data del 25 gennaio corrente anno non saranno pagate le suddette spettanze, verrà il giorno appresso 26 gennaio corrente anno un nostro ufficiale giudiziario per pignorare le vostre proprietà fino al raggiungimento della somma dovuta. Il 26 è domani. Qualora il valore dei beni sequestrati non fosse sufficiente a coprire quanto dovuto, la signoria vostra sarà immediatamente arrestato per un periodo che sia riconosciuto tale da compensare quanto ancora dovuto, pari ad ogni anno di carcere 50.000 euro da pagare. Ma chi? Mio padre? Padre arrestato, evasore del fisco. Ma no, ma che dicono questi? Sicuramente si tratterà di un errore. Perché mio padre? Mio padre è una persona molto precisa. Sì, sì, guardate, mio padre è una persona estremamente precisa. Mio padre paga anche il canone della RAI. Voglio dire, se paga quello che oltre a lui in Italia, quanti ce ne sarà? 4, 5, 6, 10? Ah, sicuramente è un errore. Causa di omonimia. Adesso sono sicuro che mio padre rientrerà. Sì, sì, rientrerà, mi spiegherà tutto. E ci faremo anche un paio di risate, No! Colone, che fa? Io quell'intruglio non lo berrò mai. Voi mi volete avvelenare. Ma ci capelerà? Chi mi ha mandato? Garibaldi, quello è sempre invidioso di me. Ma quello Garibaldi è Napoleone, colone. Napoleone. Hai detto Napoleone? Sono detto Napoleone. E quello lo conosco. Ah. Abbiamo fatto il militare insieme. Ah. È una brava persona. Farà molta strada. Almeno ti ingaggaeta al regno del setello. Colone. Colonnello, per favore, capitano di Dioscio. Colone. Oi, papà, ma tu vedi un po' che errori che voglio quello del fisco, eh? Cioè, mandare queste raccomandate, tu dici, in un sistema così informatizzato come la società di oggi, mandano queste raccomandate. Luca, non è niente di spiegare, non è che da scappare. Oi, tu papà. Oh, piti è sana. Beh, dopo aver letto questa raccomandata, Ah, e poi dice che il telefono ti allunga la vita. Ah, però la costa una scherza, risana miracolosamente, Vabbè, però adesso non scherzare, ma mi spieghi che cos'è sta raccomandata, perché è uno scherzo, vero? Luca, quanto te che maraghi da scappare, lo dico letteralmente, maraghi da feuce, prima che chi la finanza mi attacca. Lo sai come si dice? Di fisco si muore e ce ne andrà a cedere un arresto. La finanza, ma allora è tutto vero? Tutto, fino all'ultima virgola, anzi, fin dall'ultimo euro. Ma io dico, come è potuto succedere? Ah, non ti spieghi, te. Certo che no. Ma tu di chi è? Questa bella casa, lui. È per la casa al mare. Ma un tavolo 3 piani e manca il cucare sotto. Sì, e poi tu, il motorino è 13 anni, la Vespa 16 e la macchina 18. E cosa vuoi dire? Che tutta sta facendo per colpa del motorino, della macchina? Anche! Se sapessi quanto ho investito su di te, figlio mio! Dove mi metto? Mi dice, guarda Paolo, guarda il piccolo Luca, che bel bimbetto! Lui sarà il bastone della tua vecchiaia, mi dicevo. Poco tu, Annette, crescevo e mi dicevo, guarda il ragazzino, quanti interessi che ha, tutti gli sport, tutte le amicizie, e poi più da adulto, guarda come procede bene negli studi. Perché tanto studiamo la cap 6. Procede bene negli studi e chissà quando rileverà la tua quota nell'azienda di famiglia, quando diventerà un valido avvocato, sarà lui a prendere in mano le redini della tua attività. Sto lavorando. Quanto hai investito? E intanto il tempo passava, sì? Sono queste solo il cuore di un padre e le speranze che esso porta. Passava e tu non concludevi. Ed ancora adesso non concludi. Intanto le spese crescevano. Le spese per i tuoi hobby. Gli hobby che se non si lavora e se non si fa altro che quelli io chiamerei vizi. Sì, le spese crescevano. Tu lì a chiedermi sempre soldi. Già, i soldi. E con loro crescevano le spese e sono andato sotto economicamente. Come sono? Sì, ho dovuto chiedere dei soldi al mio socio in affari, il quale non me li ha mai negati, no? Ma certe cose si capiscono, sai.
E allora sai cosa è successo? Che nello studio sono entrati a far parte i suoi due figli di appena 23 anni. E sai con che quota sono entrati? No, padre, con quale? Con la mia, cioè con la quota che spettava al loro padre, con la quota equivalente che doveva al loro padre. E tu sempre lì a chiedermi, papi, soldi, soldi, soldi e ancora soldi. Ma dove li prendevo io tutti questi soldi? E dove li prendevo i soldi per mantenerti? Cioè, papi, fammi capire, morale di tutta questa faccenda, cioè tu ti trovi in questa in questa situazione a causa mia? In gran parte sì, in gran parte sì, sono rovinato, capisci? Adesso devo fuggire, la finanza mi ha le calcagne e devo fuggire. Ma dove fuggi, papà? Ma non saluti lo zio, la mamma? No, lo zio ormai è troppo anziano, è un dolore che non potrebbe forse sopportare. In quanto la mamma si è in gita a Firenze... Meno una telefonata, su! Hai ragione, potrei individuarla per telefono, sì, contattarla e... sì... stabilire un appuntamento, organizzare un appuntamento romantico, sì, magari nascondendoci sotto Pontevecchio, amarci fugacemente per l'ultima volta e poi abbandonarci, lasciarci come due fuggiaschi. Addio, addio figlio mio, e ricordati, io in te ci credevo! Come addio, papi, torna indietro, ma parliamo su, parliamo, papi, ma dove vai? Su, papi, torna indietro, su! Giovani, avanti nei bersaglieri, sfondiamo questa porta e viva il re, viva Vittorio Emanuele. Voi da quella parte, voi occupate a sud e voi con me a fare forza dirompente. Un'altra volta, colonne, che favore, che questa è la quarta volta della scendata ad uscio. Cioè, quando un uomo mandato il bersaglieri, quella porta l'ha sfondata tutta, l'altra breccia. Taci tu, che sei una spia del nemico, o in nome di quanto conferite voi. Da re Vittorio Emanuele, la faccio arrestare! Madonna santa! Anzi, sai cosa ti dico? Che mi darà dei colonne? Bersaglieri, arrestatela! Madonna, ci chiamo, colonne, lasciate! Arrivo, lasciate! Assaltate! Ah, colonne! Non fa niente, cave un altro Bersaglieri ha sempre 20 anni. Madonna! Mi riposo un po' e poi continuo a unificare l'Italia. 20 anni alla gamma, 20 anni a Nauta, 10 braccia e 13 in garso, giusto 73, l'hanno avuto. Colonne, ma voi non mi dovevate arrestare? Non puoi fuggire, non vedi che sei tutta circondata? Non me ne vado una. Allora che mo la breccia rimane un buchetto? Sfotti tu, vedremo chi li deverà per ultimo. Quando avrò consegnato l'Italia in mano al re e a Camillo Benso, conte di Cavour. Lo sai che il mio collega generale Garibaldi ha già conquistato la Sicilia? Devo urlare dritto. Ecco, si è sparso già la voce, visto? No, non detto tutte le giornate stamattina. Bravo, visto? Allora, il nord è del re, il sud ora lo è, manca solo Roma. Ma appena mi sarò ripreso da questa sciatica... anche la città della lupa cadrà nelle nostre mani e unificheremo l'Italia. Ecco, colonne, ma avevo voluto riposare qui. Io ho dato del riposo ai miei bersaglieri per gli estenuanti combattimenti che hanno avuto, ma appena avrò riposato anch'io, però 10 minuti mi raccomando, ricominceremo. Mi raccomando, tra 10 minuti sveglia! Sveglia! Non capisci manco ci sono. Prego lo stupendo bello per questo paese, mo vuole sparta a rito. Ma te che voglio, come stai tu nei veramente questo paese? Boh. Io chi no? E ci che fa la vita? Non ti ripeto la urlangia a fiamma al gatto. Non è il momento di scherzare. Certe situazioni è meglio essere seri. E te, che quella bavaglia occulta? Come per l'orso io che potete andare di essere seri. Grazie, tu non sai che cosa è successo oggi. Grazie, è una tragedia. C'è te una mudin, io c'è sono la magaciccia. C'è te una mudin, e come fazza sa paglia? Grazie, il fisco vuole un sacco di soldi da mio padre. Non ce li ha. Rischia la galera, grazie, rischia la galera. Madonna, donna, sta l'avvocato. Sì, grazie, io resto senza papi e senza soldi. Ecco,
E tutto quello della preoccupazione a capo, caro mare senza più. E ci caglia la reggi, caro mare in mezzo alla strada, che non hanno mai c'entra stato, ah? Che se dovrò abbandonare tutti i miei incarichi, su. Qual è la madonna? Devo dimettermi da tutte le mie presidenze. E rimetti, capote si indemetti, rimetti. Sciagura, tutto il mondo contro di me. Non l'ha visto ancora un altro, non l'ha visto. Colonnello, se stavate colonnello. Allora sono sulla carica! La carica! Ritiriamoci! All'arrembaggio! E siamo l'ammiraglio della Regia Marina! Ma non c'è la porta! C'è tutti i miei progetti per il futuro bruciati in un solo istante. Da una lettera! Come un castello di sabbia spazzato via dal vento. Oh, guardate, uno ripone tutta la sua fiducia in un padre, no? Pensa, io con un padre così, pieno di soldi, posso fare una bella vita, eh? E poi tra l'altro in casa sono ben due le persone che lavorano. E invece cosa succede? Succede che quel padre in cui avevi riversato tutta la tua fiducia ti delude e si fa pure pizzicare dal fisco. Che sciagura, che tragedia. Ciao Luca. E Lucia, ciao! Come stai? Dai, accomodati, ti devo raccontare che cosa è successo oggi, su. No, Luca, sono io che devo parlarti. Sì, sì, sì. Adesso, senza perdere neanche un minuto. D'accordo, un attimo, accomodiamoci per adesso, eh. No, Luca, è finito il tempo di ascoltare. È tempo di parlare. E poi di andare. Andare? Lucia, andare dove? Fra poco capirai. Mi devo preoccupare, Lucia? Direi proprio di sì. Ma Lucia, guarda, oggi non è proprio il momento, eh? Oh, vedi, Luca, noi siamo insieme da parecchi anni. Sì. Molti. Troppi. Troppi? Sì, insieme abbiamo fatto degli obiettivi e dei tempi per raggiungerli. Ed io ho raggiunto i miei obiettivi. Sì. Mentre tu? Mentre io? Mi sono laureata, specializzata. Adesso lavoro. Mentre tu? Luci, mentre io sono diventata una donna, mentre tu, capito, Luci, mentre io adesso che ho raggiunto i miei obiettivi, i nostri obiettivi, sì. Beh, vedi Luca, adesso me ne pongo degli altri. Altri? Gli altri, Luci? Oh, altri! Ed è giusto che sia così. È giusto, altri? Luci, io non ti capisco. Su, dai. Luca, io voglio dirti, sì? Che nel mio futuro, sì? Nei miei prossimi obiettivi. Sì. Tu non ci sei! Non ci sono, Luci! Ma cosa stai dicendo, su? Oh, voglio dirti che mi serve un uomo su cui contare! Un uomo che abbia dei progetti, sì, per il suo e per il nostro avvenire! Tutto! Un uomo che voglia! Che voglia? Che voglia! Che voglia veramente, seriamente sposarmi e diventare il padre dei miei figli! Giusto! Oh! Me lo merito, Luca! Me lo merito un uomo che sia un uomo! E non un 35enne che indossa ancora il bavaglio e che non fa altro che perdere il tempo qua là senza concludere nulla. Oh, Luci, dunque? Dunque? Non te ne avvicino. Dunque? Dunque, io ti lascio e sposo Gianluca Piscitello. Chi? Gianluca Piscitello? Ma che, quel tuo ex corteggiatore dei tempi del liceo? Sì, sì, proprio lui, che mentre tu non concludi niente, diventi il mio commercialista di minerito. Ma non mi puoi fare una cosa del genere, io non me lo merito, no, su. No, Luca, sono io che non meritavo il calvario che mi hai fatto fare in tutti questi anni. Se siamo arrivati a questo, è solo colpa tua. Addio, no, Luca. No, Lucia, ti prego, non andare. Buona fortuna. Lucia, no, Lucia. E vedi di crescere, papà. Lucia, non andare, no, Lucia. Tu vesci in combinazione proprio quando la mamma non c'è. Bambina mia.
Mamma mia, cosa devo fare? Caro Luchino, ma credo che stavolta da sto un guacchio, te ne resti proprio da seguo. Beh, io mi vai a capitacciare alla porta, a Luchino, forse. Mannaggia. Mamma, dove sei? Buongiorno. Salve. Buongiorno. Come sta? È tornato per decorarmi. Veramente io? Sei, ma il signore non è il re. Facci tu, colonnello. Ma quale re? Io non c'è più da decenni in Italia, sciocco. Ti piacerebbe, scarsa fatica che non sei altro, così ognuno farebbe di testa propria. Come fai tu che non fai niente da mattina a sera. Sua maestà, in questa caserma non corre pericoli. Io stesso la perlustrerò e sarò la sua scorta. Ora sì che mi sento più tranquillo. Bene, procedo. Grazie, colonnello. Lo scusi. Non si preoccupi. L'avvocato non c'è, però c'è qui suo figlio. Se vuole può parlare con lui. Luchino, c'è questo signore che chiede di tuo padre. È un agente di commercio? No, agente di polizia finanziaria, sezione fisco. È un agente del fisco? Buongiorno. Con permesso. Che lettera? Vai trovando la lettera. A me piace cogliere di sorpresa, anticipare i tempi, come il falco con la preda. Zap! Sa come fa il falco con la preda? Il falco vola alto, come se nulla fosse, mentre la preda si sente al sicuro. Invece quando meno se l'aspetta, zap! Veloce come la folgore, si catapulta sulla preda prescelta. Senza indugio, senza pietà, afferra e viola! Proprio come dovrebbe fare lo Stato italiano con tutti questi evasori fiscali. Invece, i miei colleghi sono delicati, mancano di fermezza, sono senza polso. Loro sono, come dire, troppo delicati. Mandano la letterina, così uno ha tutto il tempo di prepararsi, organizzarsi e scappare. Invece io arrivo un giorno prima e li becco tutti, sa, li becco prima che scappino. Perché scappano? Hai voglia come scappano? Io arrivo prima e li trovo che si preparano il loro fardello. Sa che faccia piacevosa fanno questi furfanti evasori. Furfanti, Sì, furfanti. A proposito di furfanti, cerco l'avvocato Costanzo in casa? L'avvocato Costanzo no, sì. Non c'è. Sì o no? È in casa o no? Sì, non c'è, ma se vuole tornare fra 7, 8, 12, 13 settimane magari. E dove lo vado a trovare? Alle Maldive poi. Sarà già andato lì. Qui, lo aspetterò qui. Tanto qui deve tornare. Sì, ma non le conviene. Viene tardi e non so se il non caso... Non si preoccupi. No, non ci sono problemi. Mi pagano lo straordinario. Insomma, vediamo un po' questa pratica. Mi posso accomodare? Prego, è casa sua, Le tolgo la busta. Sì, grazie. Vediamo un po' questa pratica. Allora. Avvocato. Questa qua è esatto. La pratica Costanzo, sì. Allora, avvocato Paolo Costanzo, laureato all'Università di Bari con il massimo dei voti, una florida carriera, una moglie insegnante ed un figlio Luca. Luca deve essere lei? Luca deve essere chi? Luca, è lei? Io? Vabbè, sì. È lei. Un figlio Luca, 35enne, laureando, un po' grandicello per essere laureando. Esatto, ho avuto qualche problemino con la consegna della tesi di laurea, ma e poi nel frattempo il tempo passa e che dobbiamo fare? Dai nostri, insomma, documenti risulta che lei la tesi l'ha già consegnata. Deve sostenere solo l'ultimo esame. Ma lei come fa a sapere queste cose? Servizi segreti, intelligence, mio caro. Noi del fisco siamo in continuo collegamento con loro. Sappiamo vita, morte e miracoli di tutti gli italiani. Tutti? Proprio tutti, anzi,
Sappiamo anche che suo padre si trova in questa situazione per colpa sua. Anche questo sa? Anche sì, noi sappiamo tutto. Anzi, per meglio dire, suo padre si è indebitato per sostenere lei, un figlio che ha perso tempo e è andato solo appresso i vizi. Vizi? Hobby? Io li chiamerei hobby. Vizi, hobby. Oggi suo padre sarà arrestato. Come arrestato? Certo. Cosa sta dicendo? Ma quale galera? Ma ci sarà un modo per patteggiare? Ma quale patteggiamento? Solo l'arresto. Anzi, suo padre lo stanno cercando per cielo e per terra già. Entro stasera un Costanzo dovrà finire in carcere. Un Costanzo? Certo, un Costanzo. Secondo lei io me ne darò una mano in vuoto in ufficio? Certo. Perderei di rispettabilità. Lì è il figlio? Sì? Allora, se non arrestano suo padre, arresto lei. Arresta me? Certo. Scusi, ma io cosa c'entro? Lì che reato lei ha combinato il guaio. Lei ha combinato il guaio. Scusi. Venga qua. Lei non se lascia l'acqua ma con i soldi di suo padre. Viaggi, partiti a calcetto, partiti a poker. Beh, allora, si è figli quando c'è il sole, ma si è figli anche quando piove. E adesso non piove, grandi! E anzi, se vuole sapere, è meglio che in carcere ci finisca lei. Ma perché, scusi? Ma certo, perché nel carcere duro suo padre non sopravviverebbe. Ma come non sopravviverebbe? Certo. In mezzo a quella feccia umana, in mezzo a quei farabutti, quelli non aspettano altro che vada qualcuno di nuovo, che sia così, nuovo del posto. Ed invece, che è capitato lì per caso, per colpa di qualcun altro, in questo caso per colpa sua, e lo sa che cosa fanno? Se capiscono che è una persona pervosa, cosa fanno? Lo tratteranno come una pezza da piedi, come un giocattolo, come uno straccio. Insomma, suo padre non credo sopravviverebbe, vista l'età. E non sopravviverebbe? No, non sopravviverebbe più di uno o due giorni. Due giorni? Sì. Chiedo scusa, un bagno? Sì, il bagno da quella parte. Allora, grazie. Erbosite! Colonnello, mi dica. Devo controllare la zona e bonificarla. Potrebbero farle un attentato. Nel bagno di suo nipote. Ma fidarsi neanche del bagno di mio nipote. Va bene. In che casa sono finito? E mi raccomando, lei non si muove. La voglio trovare qui. Non mi muovo. Sì. Fine! La zona è bonificata, il percorso è pulito. Si può ritirare tranquillamente. Prego. Grazie, colonnello. Ora sì che mi sento più tranquillo. Cavolo, piove. Mi ritiro. Mi raccomando, colonnello, non si muova. Anche sotto il diluvio precederò questa porta. Bravo, colonnello. Zio, ma vedi un po' che situazione. In che situazione mi ritrovo adesso, eh? C'è tutto il mondo accanito contro di me. Non è il mondo che ce l'ha con te. Pensaci bene, qualche colpa ce l'hai pure tu. Lo so, zio, lo so, hai ragione. Ho sbagliato, è vero, sono proprio un deficiente. Un cretino. È vero, zio, sono un deficiente e un cretino, è vero, sì. Un deficiente cretino e fannullone. Sì, sono un fannullone deficiente e nulla facente, sì. Fannullone, cretino e nulla facente. E ho capito, zio, non c'è mica bisogno di elencare tutti i vocabolari, su. Tutto, ho sbagliato. Ma vedo un po'. Cioè, mio padre, zio, mio padre rischia la galera. Ma la galera la merito io, non quel santo uomo di mio padre, che si è pure tolto il pane dalla bocca per sfamarmi. Ma solo adesso lo capisco, sì, adesso che lo stanno quasi per arrestare, e che poi la mia Lucia, oh Lucia, quanto l'amavo, quanto l'amo, e quanto poco ho fatto per dimostrarglielo. Mi sbatterei, zio, la testa contro il muro, guarda. È male da facciarissimo. Uè, papà, tu che ci fai qua? È venuta perché è causa mortante, ma neanche da scappare, che è tipo a Franz, mi sono alle costole, Luca. Sì, papà, di là c'è un agente del fisco che è venuto qui a prenderti. Ma non mi ho fregato, lo sto facendo. Papà, no, se scappi da questo lato, puoi appena farci, va su. Ma dopo quelli arrestano te, figli miei. Io tengo già una certa età, ma tu sei giovane, non puoi spicciare in galera, che ti arruvino, eh? Vabbè, papà, tanto un po' di galera io la merito, su. E almeno sconteremo un po' di tutto quel male che ti ho fatto passare. Ma ci sta il treccio. Vuoi dire che sei disposto a sacrificarti per me?
per un povero vecchio, Luca. Oh, ma non per un povero vecchio, ma per mio padre. Per mio padre, capisci? Ma come hai potuto pensare anche per un solo attimo che ti avrei fatto subire tutte quelle angherie nel carcere, eh? Mai, mai, papà, mai. Ora però va via prima che ti trovano. Su. Sì, grazie. Ma non ingaricare, io non ti abbandono. Io ti ammetto me che avuca il castello per tirarti fuori dal carcere. Però mi raccomando, papà, ricordati, quando io sarò in galera, portami un po' di arance, così agli occhi degli altri mi fanno più detenuto. Se puoi pure rimanere in griglia là di compagno. Ecco fatto, ora sono come nuovo. Sua Eminenza, Re Vittorio Emanuele II. Prego, sire, si accomodi. Grazie, colonnello. Oh sì, uno si sente come nuovo veramente. Sire, io continuo nella perlustrazione. Bravo, colonnello, prosegua pure. Si è visto l'avvocato? Avvocato? No, 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 non si è ancora visto e farà molto tardi. Farà molto tardi sì. E mi sa che mi tocca aspettare. Devo pur portare qualcuno in ufficio o dovrà pagare? Va bene, va bene, tagliamo la testa al toro. Noi tutte quelle tasse da restituire non ce le abbiamo. Dunque mi costituisco io spontaneamente, sì. Ma ne è sicuro? Sicuro. La tratteranno come uno straccio, come un giocattolo, la feccia umana, gliel'ho detto. Ne è proprio sicuro? Sì, meglio io che quel santo uomo di mio padre. E poi un po' di galera, non mi farà male. Io sto considerato che ho fatto tanto, tanto male alle persone che mi volevano bene. Dunque, sì, arresti me piuttosto che mio padre. Sì. Va bene, compilo il verbale, come vuole lei. Se non fossi stato così ottuso, se ci avessi pensato un attimino prima, se avessi, che ne so, una seconda possibilità, mi laurerei subito, così cercherei subito un lavoro e aiuterei a mio padre a pagare i debiti. E poi sposerei subito Lucia. Oh, Lucia, avevo l'oro tra le mani e me lo sono lasciato scivolare. Che idiota. Sì. Sono qua, andiamo. Faccio in fretta, la prego. Una seconda possibilità? A me un'altra chance. Ma che sta facendo? Voleva un'altra chance e io gliela do. Grida, sotto questo abito duro e fiscale si nasconde un uomo. E un uomo sa capire quando qualcuno si pente. E lei mi sembra sinceramente pentito e vuole cambiare rotta. Sì. Vero? Sì. Allora, questa era la pratica ufficiale. Ora non esiste più. Dunque. Però in ufficio ne conservo una copia nella cassaforte. Dunque questo vuol dire che... Sì, che lei, suo padre, siete liberi, ma consideratevi in libertà vigilata e sarò io stesso a vigilare. No, ma non se ne pentirà, stia tranquillo, anche perché adesso che mi sono tolto questo peso dallo stomaco, la prima cosa che faccio, che farò, è andrò a chiedere a Lucia di sposarmi. Poi bene. Chiederò subito al professore di sostenere l'ultima materia non data e magari mi laureo anche in fretta, così riuscirò a trovare un lavoro e aiutare papà per pagare tutte quelle tasse. Sì. Adesso però vado via, che vado. Vada, ti ha parecchie cose da sistemare. Grazie. Lei viene con me, Grazie. Vada lì che ha parecchie cose. Grazie, la saluto. Lasci il cappello. Arrivederci, grazie. Vada. Dottore. Paolo, tu ti sei? Lupin, se ne hai scelto. È un'interpretazione magistrale. Per dire, un'esibizione da Oscar. Bravo. Sei. E come dicevi ieri, Luchino. Figlio, io non provo a niente. Ci voleva qualche deo che le tirassero piccole orecchie e le insegnasse come funziona la vetta. E speriamo che lo capisci, Giovanna, una volta e tutta. Lo capite, Paolo. Basta, siamo pronti per brecciare. Basta, il baffo. Se ne è volato, baffo. Nanzo, re. Dai, un re. Ah. La bucca, non riuscivo a trabucere.
Babucei, grazie, è riuscita a perfezione, tutto grazie al mio amico Giovanni. Ci vedi se ci faccia a cutterare, che arriva Luchè quando se ne scappa, che se ne esce. Uffa, io gli adulti proprio non li capisco. Ti dicono sempre che bisogna dire la verità e poi sono i primi a dire le bugie. Bambina mia, devi sapere, crescendo, che a volte una piccola bugia serve a raddrizzare una storta verità. Carica! Luigi Mattia, Lo Salva Barbera, Franca Lepodiere, Gianluca Savino, Saba Chieffa, Mariella Conese, Giacomo Coppola, Giuseppe Barbera. Un grazie anche a Michela Carlone, al Comune, Assessore Carrozza, APC Shop di Coppola Antonietta, l'antico di Luigi Carlone, Super Grafica Moderna e Proloco.